sgombero per i mercatini di via Francesco Lanzara alle spalle del comune di Nocera Inferiore. L'amministrazione comunale chiede il pagamento di 3.400 euro per l'occupazione del suolo pubblico, ma l'associazione Liberi di Volare, che ha organizzato l'iniziativa, dice di no. Se mi chiami prima e mi dici devi pagare tot come agli altri, io non monto. Mi arriva una notifica il 17, mi arriva il 22 e andiamo negli uffici dove c'è un solo impiegato, dice che devo fare. Punto. Quindi lei dice non mi hanno avvisato che qui dovevo pagare, altrimenti lei non avrebbe allestito il mercatino. È chiaro, le cifre sono enormi. Perché quanto vi hanno chiesto? 3, 4, qua pagano 10 euro. Da dire che la vigilanza la facciamo noi, l'impianto elettrico l'abbiamo fatto noi, ma se dovevo pagare, faccia lei i conti. Loro devono pagare l'occupazione del suolo pubblico, così tra l'altro come è avvenuto con il Christmas Village, dove in quel caso, voglio dire, loro hanno provveduto. In questo caso, nonostante sono stati chiamati a regolarizzare la posizione, non essendo stato fatto, chiaramente abbiamo provveduto alla rimozione delle strutture.